istituto importante, l'istituto di Agrigento, perché al suo interno ci sono ristretti appartenenti alla criminalità organizzata che sicuramente dovranno fare un percorso. Non sappiamo come finirà il percorso, però lo Stato li deve contenere all'interno dell'istituto di pena. L'organico qui per i servizi di sicurezza non è sufficiente, come in tutti gli altri istituti penali d'Italia. L'apprezzamento va a questo personale perché nonostante tutto fa enormi sacrifici per cercare di garantire la sicurezza ai cittadini. Proprio alcuni giorni fa hanno evitato che si perpetrasse attraverso i droni che venisse introdotto all'interno dell'istituto oggetti non consentiti o comunque la droga. Io oso sempre dire che non è possibile che lo Stato è 10 anni indietro rispetto alla criminalità organizzata. Non possiamo affrontare la prevenzione dei droni con le fionde. Qui questa è la realtà. Noi dobbiamo creare dei nuclei antidroni capaci di intercettare il drone, di sequestrarlo e di abbatterlo. Così si può fare prevenzione. Non si può pensare che intanto noi studiamo come le persone esterne, chi delinque all'esterno, cerca di invadere il perimetro penitenziario per far penetrare nell'istituto oggetti non consentiti. Parlo di telefonini, parlo di droga, parlo di tantissimi altri oggetti che creano problemi di sicurezza e di incolumità fisica sia ai poliziotti sia agli stessi detenuti. La carcere di Agrigento, diciamo, succede che così come in tutti gli altri istituti subiamo purtroppo la prepotenza dell'utenza e l'appartenente al corpo della polizia penitenziaria non può dare più il suo supporto poiché ha molti carichi di lavoro e quindi il confronto con il detenuto non può essere ovviamente così specifico perché non ha la possibilità di interfacciarsi diciamo anche sulle problematiche che lo stesso può avere a livello personale. La polizia penitenziaria, come già detto in altre occasioni, è stanca di subire umiliazioni, perché di fatto quello si tratta. Quando lo Stato non è in grado di garantire efficienza ed efficacia ai poliziotti, purtroppo si ingenera un circolo che non è assolutamente virtuoso, anzi si genera sofferenza tra il personale. Quindi noi oggi siamo qui con la speranza che da oggi in avanti si possa, grazie anche a quelle che sembrano le condizioni di favore da parte di questo governo nei confronti di tutte le forze di polizia, ma nello specifico della polizia penitenziaria, speriamo tutti, ci auspichiamo, noi addetti ai lavori, che questo benedetto reato di tortura venga quantomeno circoscritto ai casi più eclatanti, perché adesso il poliziotto si trova indagato per la qualsiasi, con il reato di tortura.